andava da lui per intervistarlo. Quando ci si occupava di criminalità organizzata, un passaggio che per noi si è aperto, un passaggio che dobbiamo sentire però un testimone che sia un testimone serio, uno coerente, eccetera, eccetera. E io ormai, avendolo conosciuto, portavo i colleghi, organizzavamo le interviste da lui. E là mi è venuta fuori la necessità di ritirare fuori il giornalista che in qualche maniera c'era in me, nel senso che questo è premiato, l'hanno premiato come romanzo, l'hanno premiato Sì, come infatti, saggio, in realtà io non sono né come dire, un narratore ancora no, narratore, però no, non sono uno a breve. scrittore, non lo sono, e non sono nemmeno uno che fa saggi, nel senso che ne ho fatti, ma li ho fatti legati alla cronaca sostanzialmente. Però non sono uno studioso rispetto. In Un realtà, giornalista comunque che ha approfondire fare inchiesta. in qualche maniera è stato applicato un metodo che è un metodo giornalistico, cioè quello di entrare in una grande storia, perché la sua era una grande storia giudiziaria, era ed è resta una grande storia giudiziaria, intrufolarsi dentro, risalire questa piramide in qualche maniera, mettersi dall'alto e raccontare da un punto di vista diverso quella che era una vicenda che era già caduta nel dimenticatoio, scuola Ezio Mauro per Certo. intenderci impropriamente. Racconta questa storia, raccontala tutta, ma raccontala con una chiave che sia una chiave complessiva, partendo da un particolare, ma ogni particolare deve avere la capacità di raccontare la storia nel suo contesto. E questo io ho fatto, sono partito dallo studio delle carte processuali in qualche maniera, poi ho trascorso dei mesi insieme a lui, perché questo libro nasce in realtà, sono voluti 5 anni per realizzarlo, ho parlato tantissimo con lui, mi ha raccontato i suoi fatti, le sue storie, eccetera, eccetera, e poi io sono andato a cercarmi i sapori e gli odori in qualche maniera che lui aveva sentito, per poi cercare di trasferire questa storia in un libro. Natale è una persona incredibile. Io, la prima volta che ci siamo incrociati davvero, che abbiamo scambiato qualche parola, è stata nel 2005, no, 2010, nel 2010, in occasione di un premio, no? Conoscevo la sua storia, lui mi conosceva me professionalmente, e andiamo a cena dopo questo premio che avevano dato a Chieti. Andiamo a cena e lui inizia a raccontarmi questa storia che mi fa scattare qualcosa dentro in realtà. Parlando così del più del meno, si parlava di estorsioni, non mi ricordo chi era, Paolo, eravamo insomma premiati, poi c'erano quelli che ci ospitavano, eccetera, eccetera. Gli chiede: ma lei la sua prima estorsione se la ricorda? E lui racconta questa vicenda, che poi è la vicenda sostanzialmente che apre il libro, e dice: sì, certo che me la ricordo, io non posso non ricordarmi la mia prima estorsione che io ho subito a 8 anni. Questa cosa mi ha acceso una lampadina, perché poi a cena facciamo insieme raccontare questa vicenda. Io a 8 anni, che estorsione puoi aver rubato le merendine? Si scherzava. In realtà la cosa era molto più seria, perché lui a 8 anni, dopo quando era in terza elementare sostanzialmente, dopo un anno di scuola, eccetera, eccetera, c'erano, non so più se li ricordo di voi, queste formule della scuola, per cui perché prendevano i 30 bambini più bravi della scuola, o là in quel caso era un incrocio di quelli più bisognosi e i Sì. più bravi, mettevano insieme a fine anno e li portavano per queste famose Colonia. colonie. Era una colonia sostanzialmente di una settimana. Per cui a 8 anni questo bambino, che all'epoca viveva in campagna e che non era praticamente mai uscito da Palmi, deve andare a questa colonia, riesce a conquistarsi questa colonia a Sant'Eufemio d'Aspromonte, poi insomma Vabbè, così. neppure a tutti sti conti. Però per un bimbo degli anni 60, quella è un'avventura incredibile.
la prima volta che si dorme fuori casa, si sta insieme agli altri bambini tutto il giorno, insomma è una cosa importante. Lui viene, parte per questa Polonia, il padre lo contenta, dice vabbè dai, te lo sei guadagnato, te lo sei meritato, anche se io ho bisogno di te al lavoro, loro avevano un frantoio, perché lui nasce come imprenditore di quel settore, e parte e va a questa Polonia. Lui racconta tutta questa storia, la mattina quando va davanti alla scuola, sale con il maestro in macchina, le porta, eccetera, eccetera, li organizzano i gruppetti, e inizia questa sua cosa meravigliosa che è questa vacanza, diciamo, di 8 giorni, una cosa che se lo raccontate ai bambini di oggi vi ridono in faccia, ma all'epoca era una cosa straordinaria, pur essendo pochi chilometri da casa. Succede però che il quarto giorno, dopo 3 giorni di colonia, il padre si presenta da lui e va a Sant'Eufemia sostanzialmente per riprendersi. Inizia, e gli dice, sai, ma tu manchi tanto a mamma, ma io fra 3 giorni torno, il bambino, il padre gli racconta, no, ma devi venire giù con papà, ma allora significa che non ci vuoi bene, allora non vuoi bene a mamma, allora non ci interessa niente. Insomma, alla fine il bambino se lo porta lì e lo riporta a casa. Lo riporta a casa e il bambino si convince di una cosa terribile, si convince che il padre è andato a prenderlo solo per un fatto di egoismo, perché loro avevano il frantoio che lavorava praticamente tutto l'anno, eccetera, eccetera. Dice, mio padre aveva bisogno di me al lavoro e mi ha portato perché aveva bisogno di me, no? A faticare con lui. E vive questa cosa come un'ingiustizia tremenda, come poi qualsiasi altro bambino avrebbe vissuto. E lui non saprà mai dal padre la verità di quella vicenda, ma la scopre dalla madre dopo che il padre muore. Il padre è morto alcuni anni dopo, lui aveva 14-15 anni, per un tumore, e la madre, no? In una di quelle sere, una sera che loro trascorrono in questa casa che avevano di campagna vicino al frantoio, sopra il frantoio sostanzialmente, e gli racconta la verità. La verità con quella storia è che tuo papà voleva comprare un pezzo di terra, aveva i soldi, si era sistemato col prezzo, eccetera, eccetera, ma quel pezzo di terra interessava ad altri. E questi altri, che poi erano i mafiosi sostanzialmente, erano dei mafiosi sostanzialmente, lo minacciavano. Fino alla sera, il giorno prima che lui venisse a riprenderti, che hanno telefonato a casa, la sera in cui hanno telefonato a casa, e gli hanno detto, se non la finisci, ti facciamo ritrovare tuo figlio in un fosso, perché lo sappiamo che è a Sant'Eufemia. Di fronte a questa minaccia, il padre immediatamente parte e va a riprendersi il figlio per proteggerlo. Ma lui questa cosa non l'ha mai saputa, e ancora oggi quando ne parla, lui praticamente si commuove, piange di questa cosa, perché dice, io li odierò per sempre, ma non perché mi hanno levato poi nell'arco degli anni milioni, miliardi, ha pagato lui di tangenti, ma perché mi hanno levato, come dire, hanno fatto morire mio padre e io, no, l'ho perso con il rancore, no? senza l'ho detestato per quella cosa. E questa è una cosa che io non gli potrò, è forse l'unica cosa che io non gli potrò mai perdonare, perché tutto il resto, i soldi vanno, vengono, ma questa cosa io non gliela perdonerò mai. E lui questa cosa la vive come la sua prima estorsione, un'estorsione che lui ha avuto quando aveva 8 anni. E quando lui mi racconta questa cosa una sera a cena, io dico, no, questa roba qua bisogna che io la racconto, perché queste cose non ci sono nei fatti giudiziari. E là inizio ad appassionarmi alla sua vicenda, inizio a frequentare la sua azienda, inizio a frequentare lui, quando con una scusa, quando con un'altra, ma lui era ed è sempre felice di vedere persone, anche perché stiamo parlando di anni in cui lui viveva in completo isolamento, non aveva amici che andavano a trovarlo a casa, viveva in una condizione molto complicata e molto difficile. Scorta lo è ancora, per cui ogni volta che andavo lui mi regalava queste perle, no? Questi racconti soprattutto della sua giovinezza,
che poi ripercorrevano il suo cammino. Lui a 14 anni sostanzialmente lascia la scuola perché la madre, lui è il secondo dei figli, il fratello ha un anno più di lui, gli altri sono tutti bimbi, erano tutti ragazzi, erano in sei, tutti bambini piccoli, per cui a quel punto il suo lavoro, la sua missione è quella di aiutare la madre a gestire questo frantoio in maniera tale di far crescere tutti i suoi fratelli. Lui diventa di fatto il capofamiglia, perché il fratello più grande non è forte come lui dal punto di vista, lui ha più carattere, quindi prende le redini della situazione, e lui ha questa passione smodata per il lavoro. Per lui il lavoro è tutto, lui è, da questo punto di vista, è un avanguardista, no? Nel senso che lui cerca sempre le nuove tecnologie, studia, adatta i mezzi, anche da ragazzo, li adatta per essere più efficiente, più efficace sul lavoro, e si inventa formule. E sono tutte cose che lui mi raccontava poi di volta in volta, no? I suoi camion, no? Quando ancora non c'erano i telefonini. I suoi camion erano tutti dotati di baracchino, pur dovendo fare piccoli spostamenti. I baracchini li usavano quelli che facevano i viaggi per il nord, cioè, però in ambito. E allora lui si compra una linea, no? In maniera da gestire e muovere i suoi operai in maniera. Compra mezzi che sono nuovissimi, sempre, ogni volta un mezzo nuovo. Ha una passione per le macchine. Che è pazzesca ed ha una perizia nell'uso di queste macchine che è incredibile. Chi di voi ha internet, tutti ormai, se andate a cercare su Google scommettiamo che, trovate un suo vecchio filmato, lui partecipò a scommettiamo che un sacco di anni fa, ma moltissimi anni fa, con un escavatore. Praticamente lui aveva saldato una forchetta alla punta della benna, diciamo, dell'escavatore, sì. E con quella forchetta raggiungeva un piatto, infilava un'oliva, se la portava alla bocca, mangiava l'oliva e riportava il nocciolo nel piatto. È una cosa pazzesca, no? Ed è a palmi, perché lui è bravissimo nel suo lavoro, è bravissimo. E il frutto di questa sua bravura è la passione smodata che ha per gli strumenti. Adesso lui non poteva esserci stasera, gliel'ho chiesto perché in questo momento lui è negli Emirati Arabi. Perché per fortuna dopo le denunce ha avuto un periodo di grossa crisi in azienda. Poi pian piano si è rimesso in moto e lui oggi è un'eccellenza italiana che lavora negli Emirati Arabi. Per intenderci, lui sta realizzando parte dei capannoni che ospiteranno l'Expo, il prossimo Expo, no? Lui sta lavorando insieme ovviamente ad altri partner locali eccetera eccetera alla realizzazione di uno degli stadi che verranno utilizzati per i mondiali quando ci saranno negli Emirati Arabi. Lui è un'eccellenza nel suo, ed è un'eccellenza, la cosa bellissima è che è un'eccellenza che non ha mai perso il gusto per i sapori della terra, della sua terra. Lui è capace, parla per ore di come si fa l'olio, delle linee, delle tecnologie dell'olio, quanto tempo deve stare fuori, cioè entro quando va per evitare che sia troppo acido, e quello che si può fare con i resti, con i noccioli. Lui ha avuto per anni, poi alcuni progetti non li ha realizzati. Ma alcuni progetti, lui è un progetto per tutti, no? Perché lui si poneva, quando lavoravano nel frantoio, cosa che poi hanno dismesso, lui pensava, aveva dei progetti per utilizzare i noccioli delle olive. Diceva, sai, perché io avevo messo insieme già un po' di cose, se io raccoglievo tutti i noccioli delle olive, dei frantoi che c'era, potevo realizzare, cioè, è una macchina da guerra, una macchina infernale, ma trasforma tutto, ma lo trasforma, ma attenzione, lui non trasforma mai, ed è questo il suo punto di forza, la sua, come dire, le sue idee non le pensa mai come guadagno, le pensa sempre come realizzazione di una cosa. E poi, se poi quella cosa porta anche guadagno, no? E questa è passione, non, questo è l'imprenditore vero, secondo me.
e non il prenditore, quello che sfrutta per trasformare in soldi. Lui è quello che sfrutta per realizzare delle cose, sfrutta le sue idee per realizzare delle cose. E da questo punto di vista è geniale. Lui diventa quello che diventa nel tempo partendo da un piccolo trattore che il padre aveva preso per trasportare le olive, dovevano andare a prendere le olive ci mettevano i sacchi dietro. Cioè, lui monta, salda una benna davanti, lo usa come trattore per zappare le terre ad ore e poi usa la benna per fare i piccoli lavori di pulizia delle strade. E da là, no? Inizia ad allargarsi, perché quella benna diventa poi il fatto che inizia a collaborare con un ragazzo che aveva un piccolo camion e quindi faceva il movimento di pulizia degli occhi.